I dati del rapporto sul precariato dell'INPS, rielaborati dall'IRES CGIL Marche, ci dicono che nei primi 5 mesi del 2017 il lavoro nelle Marche è sempre più precario. Quasi 9 contratti su 10 attivati risultano essere a tempo determinato. Purtroppo in pochissimi mesi, si sono praticamente azzerati gli effetti del Jobs Act sul contratto tutele crescenti. E quello che rimane e quello che emerge in maniera molto chiara invece è la liberalizzazione dei tempi determinati avvenuta attraverso il decreto Poletti, ha prodotto effetti in questa regione molto preoccupanti. E, chiaramente bisogna riorientare le politiche per cercare appunto di fermare questo dilagare della precarietà e che denota anche un tipo di impresa. Certo tipo mo modo di fare imprese in questa regione che assolutamente deve essere corretto.